knockout. Salve a tutti ragazzi, benvenuti in un altro video. Oggi andiamo a provare Cyclone Ragnarok contro alcuni dei nostri bei nello stadio DB Standard. Ovviamente iniziamo dall'high mode e dopo cambieremo in low mode. Iniziamo subito. Iniziamo con uno della serie Chosy, abbiamo Hell Salamander. E vince Cyclone Ragnarok. E adesso passiamo alla serie GT, abbiamo Judgment Joker. E abbiamo un burst. La cosa bella dell'high mode dei nuovi bei che letteralmente sono così alti che vanno a picchiare col disco. Abbiamo Master Diabolos. E vince di un pelo Cyclone Ragnarok. Arriviamo in Sparking, abbiamo Super Hyperion. Purtroppo questo stadio non agevola molto le punte in gomma e quindi vince di brutto Cyclone Ragnarok. Praticamente non si sono neanche toccati. In questo stadio purtroppo le punte in gomma non funzionano tanto bene. Adesso abbiamo Variant Lucifer. Vince di brutto Cyclone Ragnarok. E adesso abbiamo Mirage Fafnir. Mettiamo Cyclone Ragnarok in low mode. Ed eccolo qui, è veramente basso così. Ullala, che botte che si danno. È partito un knockout tra due bei di stamina. Poi vince Cyclone Ragnarok. Adesso abbiamo World Spriggan. Double knockout. Double knockout. E questa volta abbiamo un pareggio. Jet Wyvern. Vince di brutto Cyclone Ragnarok. A parte che mena tantissimo sto layer. Mi ricordo che con Dynamite Belial non abbiamo visto tanti knockout. Questo Cyclone Ragnarok picchia tantissimo. Arriviamo ai Limit Break, abbiamo Helios Volcano.
pareggio oppure Volcano al pelo, però di pochissimo, però la diamo pari, dai. E adesso arriviamo a Dynamite Belial dei Beyblade vs Dynamite Battle. Vince di brutto Cyclone Ragnarok. Ormai l'ho capito. Cioè, secondo me questo layer va giocato in attacco. Non avete visto quanto mena sto layer? Il Bay esteticamente è veramente fighissimo. Mi piace veramente tanto sto Bay. Secondo me, a livello di personalizzazione, si potrebbe fare benissimo con questo layer un Bay d'attacco. Gli altri componenti sono ottimi. Abbiamo il Giga, che è il disco attualmente più pesante. Poi abbiamo il Never, che veramente gira tantissimo, tantissima stamina. Da quello che ho capito, il Never funziona meglio nello stadio standard che nello stadio DB. Bonus! Proviamo contro Tempest Solomon 2A Extend Plus. Allora, come Bay base, i nuovi Bay DB sono una roba assurda. Escono di scatola che sono belli forti. Purtroppo non sono competitivi, quindi non sono forti contro i Bay competitivi. E con qualche personalizzazione non credo che si possa migliorare più di tanto. Ma per Cyclone, secondo me, si potrebbe benissimo giocare in attacco, quindi andare a picchiare. Mentre per stamina e spin, secondo me, sono meglio i Bay della serie Sparking, anche in verità per l'attacco, perché abbiamo un Rage che è veramente una roba assurda. E niente ragazzi, ci vediamo a un prossimo video.